Noi, come dicevi bene tu, Peppe, parliamo adesso degli effetti, tra gli effetti di questa guerra, anche la necessaria accoglienza dei profughi. Ne parliamo insieme al sindaco di Palazzo Adriano. Siamo nel Palermitano, Nicolo Granà. Sindaco, buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Sì, salve, buongiorno a voi, buongiorno Allora, a tutti. lei nei giorni scorsi ha inviato una lettera, ha scritto alla Congregazione per le Chiese Orientali di Roma. Per quale motivo? Allora, il nostro vescovo, ovviamente Palazzo Adriano fa parte dell'eparchia di Piani degli Albanesi, siamo delle comunità albanesi, di origine albanese che quindi nel 1400 hanno trovato accoglienza e rifugio in Sicilia. E quindi il nostro vescovo, insignito da questo incarico, è stato al confine quindi a dare un supporto e a manifestare quello che l'Italia vuole per i profughi, quindi accogliere e dare assistenza. E quindi in un'occasione come questa, da parte mia e della mia comunità, è stato doveroso scrivere al nostro vescovo e manifestare la nostra disponibilità ad accogliere, quindi fare subito delle azioni concrete a favore degli ucraini che effettivamente stanno subendo questa ingiusta guerra. Ecco, sindaco, un paese come il suo, Palazzo Adriano, cosa può fare materialmente per questa gente? Ma guardi, in un'ottica di rifugio, perché la mia comunità ovviamente è lontana dalla città, siamo in un luogo naturalisticamente bello, ma siamo lontano dalle vie di comunicazione, ma possiamo essere un luogo sicuro per questa gente, quindi un luogo dove è una piccola comunità, un focolare familiare potrebbe essere veramente utile per accogliere questa gente. Ovviamente noi stiamo mettendo in rete abitazioni secondarie, alberghi. E stiamo mettendo a disposizione tutte quelle strutture che possono dare un'accoglienza. Poi non sappiamo effettivamente se arriveranno. Noi speriamo di essere più utili possibile, ma quindi noi già siamo quasi, per non dire pronti già all'accoglienza. Adesso che risposta si aspetta? Ma la risposta, io già una cosa importante è stata la risposta dei miei cittadini che fino a questa mattina mi hanno scritto, mi hanno chiamato per dare disponibilità di abitazioni. Noi siamo in contatto con la Caritas diocesana, siamo in contatto con la Protezione Civile e anche con la Prefettura e quindi aspettiamo se c'è la necessità che noi ci mobilitiamo in fretta quindi a questo atto di grande solidarietà, considerando che Palazzo Adriano è beneficiario di un progetto SAI. Noi abbiamo uno SPRAR, quindi un centro di accoglienza a Palazzo Adriano, e quindi per noi non è una novità accogliere. Sindaco, noi la ringraziamo ovviamente anche per questa sua iniziativa, iniziativa lodevole che speriamo venga anche replicata da altri sindaci del territorio siciliano. Ringraziamo Nicolò Granà, sindaco di Palazzo Adriano, siamo in provincia di Palermo. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi e complimenti per la buona informazione.